se non fossi... Dopo l'elezione del nuovo consiglio direttivo, la Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Salerno, presieduta dal presidente Giovanni Marone, ha anche una nuova giunta esecutiva che guiderà l'associazione nel prossimo quinquennio. Alfonso Cantarella è il nuovo vicepresidente provinciale, votato all'unanimità. Con lui in giunta anche il presidente di Confcommercio Pagani Luigi Amendola, Sabatino senatore presidente della Federazione Moda Italia, Alfonso Amoroso presidente degli stabilimenti balneari, Paolo Ferro, presidente della Confcommercio di Ponte Cagnano e Giuseppe Venturiello, presidente dell'ASPRIM, la Federazione dei Servizi Professionali alle Imprese. Si completa così la squadra di governo della più grande rappresentanza di categoria nei settori del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Salerno. Alfonso Cantarella ha ringraziato i colleghi presenti di federazioni ed associazioni territoriali per il prestigioso incarico conferitogli che lo porta ad essere il collaboratore più stretto del presidente Marone nella gestione dell'attività e della rappresentanza del vasto territorio della provincia di Salerno. Mi accingo a svolgere l'incarico di vicepresidente vicario, ha dichiarato con grande entusiasmo e grande senso di responsabilità. So che in questo ruolo dovrò rappresentare e coadiuvare il presidente provinciale Marone nel raggiungimento delle aspettative e a tutela degli interessi delle attività produttive di tutta la provincia di Salerno. Devo un grande riconoscimento a Confcommercio Salerno, ha concluso, quello di aver saputo risvegliare in me la voglia mai sopita di lavorare e battermi per le imprese economiche in un clima di cordialità ed amicizia. Particolare soddisfazione è stata poi espressa dal presidente provinciale Giovanni Marone al termine dei lavori del Consiglio, che ha evidenziato il clima di grande serenità ed amicizia che ha contraddistinto tutta la fase elettorale. Adesso ci aspetta un lavoro molto duro, ha affermato, ma sicuramente stimolante in rappresentanza delle imprese salernitane. Il mio ringraziamento va ai colleghi, componenti di giunta e al vicepresidente vicario che con me condivideranno questo percorso senza farmi mancare in nessun momento il loro prezioso sostegno. Storica, emblematica della Confederazione, poi chiamata, io lo ringrazio ancora e